Ciao, sono qua per parlarvi di Il Piccolo Principe, un piccolo gioco molto molto interessante. È una nuova proposta, è uscito da un anno o forse poco più e ha vinto il premio come gioco dell'anno nel 2014, perché è un gioco davvero che si spiega in un attimo, si gioca subito ed è davvero per tutti. Il gioco si compone soltanto di tessere e questi piccoli principi che sono fondamentalmente per segnare i punti. Il tabellone segna punti è sul retro della scatola. I punti si segneranno qua alla fine del gioco. Durante la partita si gioca soltanto con queste tessere. L'obiettivo del gioco è costruire un pianeta per il piccolo principe. Un pianeta contiene una quantità di tessere che lo farà diventare rotondo, appunto. Ciascuna tessera contiene una serie di elementi, una serie di disegni che poi sono quelli del libro che conosciamo, appunto, di Saint-Exupéry. Sono poi i personaggi che andremo a mettere negli angoli che mi faranno da moltiplicatore di punteggio. Ciascun personaggio è legato a determinati simboli. Ad esempio, il re vuole la rosa. Una rosa, 14 punti. Due rose, 7 punti. Tre rose, 0 punti. In questa situazione, ecco che ho la mia rosa, faccio 14 punti. È molto semplice. Durante la pesca cerco di combinare i personaggi all'angolo con quello che metto dentro, ma i miei avversari non è che stanno a guardare. Quando vedono quello che sto facendo, cercano di darmi o togliermi delle carte che potrebbero essere interessanti per loro o semplicemente troppo interessanti, troppo vantaggiose per me. Ognuno fa il suo gioco, ma al tempo stesso guarda il gioco degli altri per impedire di fare troppi punti. Il gioco si svolge veramente all'inizio semplicemente ognuno guarda il sé, poi comincia a capire gli altri e nel breve riesci veramente a entrare in questa dinamica di pesca, scelta e passare le carte agli altri. Quando ciascuno ha completato il suo pianeta, il gioco finisce, lo si finisce tutti insieme e a quel punto ciascuno conta. Chi avrà fatto più punti avrà vinto la partita. Un bel giochino da 2 a 5 giocatori. Grazie a tutti e ciao!